Trattamento con l'antivirale per tutti i pazienti fragili che arrivano in ospedale e sono positivi al Covid. Un nuovo protocollo che mira da un lato a curare le persone, ma dall'altro ad alleggerire il peso sulle strutture della presenza di malati da isolare in bolla Covid. Quando i pazienti accedono in pronto soccorso e dopo la valutazione per l'appunto di pronto soccorso si decide di ricoverarli in ospedale, viene effettuato il tampone, viene chiamata la consulenza infettivologica nel caso in cui il paziente risulti positivo al Covid. Poi è l'infettivologo, sulla base delle caratteristiche del paziente, anche se il paziente è asintomatico ma può avere delle comorbosità importanti, a definire l'opportunità di somministrare una terapia. Due gli antivirali sul mercato in grado di contrastare il Covid se vengono dati precocemente. Nel giro di 4-5 giorni sono in grado di eliminare anche la contagiosità. È anche vero che i pazienti positivi che non hanno una sintomatologia Covid correlata ormai da mesi li gestiamo in una situazione di isolamento funzionale in camere singole proprio per non gravare su una bolla Covid. Il virus sta tornando a circolare anche se con numeri ancora non allarmanti. La situazione al momento è abbastanza stabile, chiaro che con il progredire delle settimane, con la stagione autunnale e invernale che è alle porte, la possibilità di aumentare la circolazione del virus e quindi anche il contagio è evidente. Le regole d'accesso in ospedale rimangono invece quelle dello scorso maggio. Indossare la mascherina ogni volta che ci si reca in un ambiente in cui il contatto con altri utenti potenzialmente fragili li potrebbe esporre ad un rischio di contagio. Quindi nelle sale d'attesa, negli ambulatori, nelle degenze si deve sempre indossare la mascherina.